Capitano, siamo alla giostra di Peneto, quindi vuol dire manca veramente pochissimo alla giostra. Siete pronti? Siamo pronti, sì, ci stiamo ancora preparando. Saremo pronti il 21 per la giostra. E questo cammino è stato lungo tutto l'inverno. Stiamo lavorando al massimo, i cavalli sono pronti, i giostatori sono pronti, come potrete vedere stasera nella seconda edizione di quest'anno della giostra di Peneto, che ormai è diventata un'edizione classica, una classica con tanta gente qui alle nostre scuderie a mangiare per divertirsi e fare anche una cosa impegnativa. Tra l'altro tantissime famiglie, bambini anche piccoli che si stanno divertendo, stanno correndo intorno ai cavalli, il pozzo, il microfono, il buratto, veramente una famiglia. Sì, è vero, noi si dice che in Italia la natalità è bassa, qui a Sant'Andrea no, vi garantisco no, veramente no, ne abbiamo veramente tantissime, tantissime famiglie, tantissimi ragazzi giovani con bambini e questo ci fa un grande onore, un grande gioia averli qui con noi. Normalmente si dice che quando uno vince e si presenta da campione deve cercare una conferma, in realtà il lavoro di Sant'Andrea è sempre rimasto lo stesso e le vittorie con questa coppia di giocatori sono state tante. Quindi a questo punto una conferma in realtà non c'è, però la voglia di vincere rimane la stessa. Oh, la voglia di vincere, non siamo mai sazi e continuiamo a lavorare e impegnarsi per vincere sempre. Ovviamente sappiamo perfettamente che questo non è possibile, ma noi facciamo sempre il nostro meglio. Sicuramente andiamo in piazza solo per una cosa. Come tutti del resto, d'altra parte tutti partono convinti di vincere e vogliono vincere. E i giovani? Il lavoro con i giovani come va avanti? Perché avete dei giovani che sono già da diverso tempo ormai sulla sella, è diverso tempo che provano contro il buratto, sarebbero pronti? Sarebbero pronti, sì, sarebbero pronti per fare la prova generale sicuramente e per fare la giostra ancora devono lavorare, stanno lavorando, si stanno impegnando e ancora noi il nostro ricambio generazionale ancora speriamo che sia lontano. Non abbiamo fretta, non ci corre dietro nessuno, stiamo lavorando proprio con questi giovani, ci stanno dando dei buonissimi risultati e ci prendiamo tutto il tempo che serve, non abbiamo minimamente fretta.